Entriamo in diretta. Intanto buon pomeriggio a tutti voi da Federico Nisi, buon pomeriggio, buon lavoro Matteo Bonello, Alessio Grifantini, Daniele Luciani, qui accanto a me Daniele Cecchetti. Buon pomeriggio Federico. Orario un po' insolito perché siamo già in pre-Roma Spezia, che inizierà alle 14.30, ma questo è l'orario canonico del nostro Mimmo Ferretti del Messaggero. Buon pomeriggio Mimmo. Buongiorno, buon pomeriggio Federico, buon pomeriggio, buongiorno Daniele, buongiorno, dai, questo fammelo dire, sì. Buongiorno e buon appetito a tutti. Buongiorno Mimmo. Senti, buongiorno. Mimmo, oggi tu sul Messaggero hai detto giustamente, hai sottolineato l'aspetto surreale di questo orario, cioè è un orario immaginato, studiato e pensato per favorire il record negativo dell'Olimpico. Io non credo che la Roma nella sua storia, partite ufficiali, abbia avuto tante partite con un numero paganti inferiore ai 10.000, credo mai nella sua storia abbia avuto un numero di paganti dei propri tifosi almeno pari a quelli dei tifosi in trasferta. Forse qualcosina di più. Ieri ci divertivamo durante il collegamento a ricercare innanzitutto qual era stata l'ultima partita giocata, parlo di partite ufficiali, giocate alle 14.30, abbiamo fatto una grande fatica tutti, anche sì, di mandare a raccolta gli ascoltatori per trovare un precedente, ma torniamo almeno indietro di 20 anni, a dir bene, forse qualcosa di meno per rare eccezioni. Insomma, alle 14.30, che una volta era l'orario canonico per giocare le partite la domenica, quando si poteva andare allo stadio anche immaginando di andarci soltanto la mattina, non c'erano problemi per trovare biglietti e cose di questo genere. Diciamo che Roma Dandi, Roma Dinamo e Berlino furono giocate a quell'orario, ma c'era un pubblico leggermente superiore. Sì, se non ricordo male era sì, 1984, sì, quindi sì, stiamo parlando di sì, una trentaduina di anni fa, insomma, quindi recentemente la partita delle 2:30 è stata non sono mai esistite. Comunque, al di là del fatto, già Roma Spezia, adesso con tutto rispetto per lo Spezia, insomma, non è una partita, un appuntamento che solleva tutto questo appeal, diciamo, no? 14.30, io capisco le esigenze televisive, posso anche capire che la Rai, che detiene i diritti, d'accordo con la Lega, ha deciso di battezzare la partita di stasera del derby come la partita principale, capisco che la diano in diretta su Rai 1 alle 20.45. Però insomma, mettere la Roma alle 14.30 e pensare ad esempio ad un Napoli-Verona alle 19, forse qualcosina diverso si poteva fare, credo io. Però mi è stato spiegato, cercando di convincermi, e non ci sono riusciti, che era l'unica partita in cui non si affrontavano due squadre di Serie A, le altre sì, e di conseguenza era un po' l'ultima di tutto il carnet. E l'hanno piazzata alle 14.30 con la speranza che qualcuno possa andare a vederla questa partita allo stadio, ma è sicuramente l'occasione per non andarci, perché poi la gente lavora, siamo sotto Natale, non è così facile andare a vedere una partita di giorno feriale alle 14.30, però così stanno le cose. Per fortuna, dico io, per fortuna, proprio una sorta di ambiente un pochino più legato a una partita di calcio, ci saranno oltre 1500 tifosi dello Spezia, che loro ovviamente si godono questa giornata per storica, chissà quando gli ricapita, sì, e quindi magari ci sarà un po' più di calore, di confusione, non lo so, altrimenti si correrebbe il rischio di sentire proprio le voci dei giocatori, non dico le indicazioni di Garcia, perché voi sapete perfettamente che Garcia, più che dire tutti di qua, tutti di là, con le braccia concerte, non fa. Però magari potrebbe essere anche questo un motivo di interesse di una partita che la Roma deve giocare, cercando di evitare di fare una brutta figura, cioè la Roma è quella che rischia di più in questa partita, perché se la vince ha fatto il suo, se non la dovesse vincere apre di cielo, sì, e si va avanti. Tra l'altro, caro Mimmo, insomma, si è configurato uno stranissimo ma promettente corridoio di tabellone. Sì. Se eventualmente, sottolineo 10 volte eventualmente, la Roma dovesse battere, come auspichiamo, lo Spezia, torrebbe l'Alessandria di Grigucci ai quarti. Il commento è: che volemo fa? In sostanza, ecco. Beh, insomma, innanzitutto la cosa che io chiedo a tutti è di non parlare della decima, della stella, perché da quando la Roma ha vinto la nona si è cominciato a parlare della decima vittoria in Coppa Italia, non l'ha vinta più e ogni volta ha portato una sfiga pazzesca. Io credo che occorra andare veramente passetto dopo passetto, intanto eliminare lo Spezia, poi andare a giocare con l'Alessandria di Grigucci, che insomma già ha cominciato a tirare fuori il suo petto orgoglioso, per dire, questa mattina ho letto da qualche parte, cioè adesso avrete la Roma nel prossimo turno, ho detto, ma tanto la Roma deve battere lo Spezia, come per dire, no? Intanto vedete un pochino quello che può succedere. Però certo, visto così, il calendario ti porta dritto dritto alla possibilità di poter vincere un trofeo. La Roma aveva detto che quest'anno devono assolutamente vincere un trofeo, no? L'obiettivo della società. Ovviamente uno pensa alla Champions, dice vabbè, forse la Champions non è il caso. Poi pensa allo scudetto, dice, beh, lo scudetto magari poteva essere. Poi se alla fine dovesse arrivare la Coppa Italia, aggiungo io, soltanto la Coppa Italia sarebbe sì
un successo, però poi magari faremo i conti sulla valenza reale di questo eventuale successo. Un altro motivo di interesse potrebbe essere anche quello di visionare e valutare i giocatori che poi durante l'anno vengono chiamati poco spesso in causa dall'allenatore. Penso ad esempio a Palmieri, magari a Luciana, allo stesso Castagne per motivi diversi rispetto ai primi sì, due. Sì, questo è vero, ma forse ti dico una cosa che può essere anche non condivisibile, però queste secondo me non sono le partite per vedere e valutare con correttezza coloro che giocano poco, perché quello che io dicevo lo scorso anno quando queste partite le giocava Skorupski ad esempio, no? Cioè se tu vai a valutare un portiere non puoi farlo giocare una volta ogni tanto e vedere cosa fa in una partita di Coppa Italia, può far bene, può far male, per la giornata in cui chiude la porta e non te fa segnare manco se gli devi da due metri, e magari ti capita invece la giornata in cui c'ha le mani molli e i palloni gli passano così sotto le gambe. Quindi sì, valutare, vedere questi giocatori, adesso aspettiamo voi se avete notizie di formazione ufficiale, magari durante il collegamento le diamo, così magari cominciamo a commentare non soltanto delle ipotesi. Però che cosa vuoi vedere? Cioè non le puoi vedere soltanto da una partita, inseriti poi magari, hai fatto il discorso di Emerson, oddio mi si chiama? Emerson Palmieri. A me viene sempre di Emerson Fittipaldi, non so perché, ma forse perché quello mi viene in mente un grande personaggio. Sì, lo vedi, però inserito in una difesa che non ha mai giocato insieme, dove non ci sono automatismi. Io so che qualcuno può dire guarda che automatismi non ci stanno nemmeno se c'è Manolas, Rudiger, Digne e Florenzi. Questo è vero, perché questa è una Roma che non ha automatismi, non ha una linea difesa funzionale. Però vediamo, del resto queste sono partite che servono anche a questo, aggiungo io purtroppo, perché in Italia c'è questa ormai consuetudine di considerare la Coppa Italia un pochettino così un passatempo sì, abbastanza noioso, e le società, a meno che non siano di Serie B o addirittura di Serie C, non mettono in campo le prime firme. Però no, vediamo insomma, anche a proposito di prime e seconde firme, Mimmo, ecco la formazione, eccola qua. Benissimo, vai. De Santis e fin qui. Maicon. Questo è ufficiale, eh? Sì, 99,9 periodi. Ah. Ok, De Santis, poi Maicon, Castan, Rudiger, Emerson Palmieri, sì, questa è la linea difensiva, centrocampo, Wenger, Pjanic e Ucan. Sì. In attacco Salah, Iturbe e Dzeko. Salah, Iturbe e Dzeko. Ok. Vabbè, quindi riposa Nainggolan sicuramente. De Rossi. Riposa De Rossi, riposa Manolas, ed è anche giusto, riposa Florenzi. Digne. Riposa Digne, con la lingua di fuori, perché a forza le spigne Digne poi tocca raccoglierlo col cucchiaino. Mi sorprende un pochino Iturbe, devo dire la verità. Motivi di mercato. Allora, se vogliamo cominciare a parlare di mercato, poi io non mi fermo più con Iturbe, perché ovviamente, però capisco anche che poi questo è un giocatore che in qualche modo deve essere presentato. Avrete letto anche voi, credo ne abbiate parlato questa mattina, di questa offerta del Watford per Iturbe. Poi dopo sarà interessante magari un giorno capire perché c'è tutto questo scambio continuo. Io faccio la finta di fare la figura del tonto, del pollo. Come mai c'è questo continuo scambio di giocatori fra l'Italia e il Watford? Sì. Ma non è che poi ci torna sul gruppone i Barbo? Io, guarda, Mimmo, infatti... è più di un sospetto, è più di un sospetto. Io sarei atterrito ovviamente da questa ipotesi, un'ipotesi che ugualmente mi preoccupa, uso un termine eufemistico, è il nome dell'alternativa che è abbastanza così eccitato dai giornali di oggi, cioè Perotti, che se devo trovare un altro giocatore... No, proprio no, magari no, non è lui, è Diego Perotti, che per carità avrà talento, avrà caratteristiche, però se devo pensare a un giocatore sterile, poco concreto e ultimamente parecchio involuto, cioè, gli hai fatto la foto, gli hai dato il benvenuto, ho capito, cioè io ma tu hai ragione, io mi arrendo, no. Cioè se va via Iturbe, arriva Perotti, io mi alzo le mani, mi arrendo, fate voi, io non lo so, poi sbaglierò. Pensa ovviamente che Diego Perotti è uno che invece ha una grandissima considerazione a livello di ambiente calcistico, non romano, ma ambiente nazionale, viene considerato uno molto bravo, poi che abbia un carattere pure un po' così ondivago, anche sotto l'aspetto del proprio comportamento, questo è vero. Però leggo di cifre legate ai Iturbe, prestito più cessione obbligata, 15, 16, 17, non si è capito bene. Ma quindi la Roma andrebbe incontro ad una grossa minusvalenza, perché o bene o male ci andrà a para, perché adesso poi verranno fuori coloro che mi diranno no, però ha ammortizzato lo stipendio, le cose eccetera, eccetera. Però francamente fa un pochino effetto,
pensare che tu hai pagato soltanto 2 anni fa un calciatore di una certa cifra e poi lo vai a rivendere in questo modo. Evidentemente c'è proprio la voglia di non avere più questo calciatore da parte della società, forse in primis dell'allenatore, perché Sabatini ha sempre parlato in termini entusiastici, ha parlato delle lavatrici appiccicate addosso, del giocatore fenomenale, cose di questo genere. Però non può essere, Mimo, questa magari è un'ipotesi meno probabile, però la metto lì, non può essere che anche lo stesso calciatore che ha chiesto se devo andare via, sì, preferisco proprio spezzare i legami definitivamente e affermarvi altrove, tanto è una storia nata male che sta proseguendo peggio. Secondo me era cominciata bene, a dire la verità, sì, perché il grande rifiuto della Juventus, questo perlomeno c'era stato raccontato e noi l'avevamo raccontato a nostra volta, e poi dopo però le cose non sono andate benissimo. Io mi chiedo però perché sei turbe, di fatto l'ultima settimana di mercato estivo era stato ceduto al Genoa, poi non se n'è fatto più niente e lì non abbiamo mai avuto una spiegazione certa di quello che era accaduto, perché Sabatini ha detto ho chiesto scusa al Genoa, non lo do più, il Genoa ha detto Sabatini non si è rimaniata la parola, però poi alla fine perché non si è fatto questo affare non ce l'hanno spiegato, era una questione di soldi, di giocatore, non lo so. Allora io dico, perché adesso il Genoa non vuole più i turbe? Perché se lo voleva 6 mesi fa l'aveva comprato, adesso c'è il giocatore che sta sul mercato e non lo vuole più, per i pessimi rapporti fra la Roma e il Genoa, boh, non lo so, forse hanno scoperto che Turbe non interessa più a loro, che Turbe non vuole rimanere in Italia, insomma poi quando ci sono di mezzo le faccende di calcio a mercato tu non sai mai dove sta la verità vera, devi sempre prendere una verità di parte perché tu non riesci a sapere se tutti ti raccontano la verità e di conseguenza tu dici va bene, ok, la Roma vende i Turbe, poi aspettiamo a vedere perché pure l'altra volta l'ha venduto e poi in effetti non erano andate le cose così e vediamo quello che succederà, però ecco, se lui vuole avere l'opportunità di lasciare un segno che intanto oggi porti avanti la Roma e la porti ai quarti di finale, già sarebbe qualche cosa. Sì. Per quello che è stato pagato lui ha avuto un rendimento pessimo, pessimo, poi colpa dell'allenatore, io sono convinto che Garcia sia l'allenatore meno ideale per poter far giocare al meglio i Turbe, però poi magari se uno è bravo deve valere per tutti, no? Cioè se uno è bravo, riesce a giocare bene anche con questo o con quell'allenatore. Deve dare dei segnali ogni tanto, ecco, quelli non li ha dati. Non li ha mai dati, insomma, al di là non del gioco. Non li ha dati, però intanto pensiamo a Roma Spezia, ci siamo quasi. Questo proposito c'è una rettifica. Sì, riguardo Roma Spezia potrebbe esserci un dubbio di formazione tra Ucciano e Nainggolan, perché il turco non sta benissimo, potrebbe aver avuto dei problemini, quindi ha fumato troppo. Potrebbe giocare addirittura Nainggolan, che quindi non riposerebbe. Gioca mai e se fa trovare. Stiamo comunque indagando. Sono cose bellissime, cioè, queste sono le cose meravigliose di quelli che non giocano mai. Poi capita che fanno 3 minuti, no? Poi dopo leggi il report del lunedì, dice cioè, tizio non si è allenato perché si è infortunato, ma come ha giocato 3 minuti, non giocava da 7 mesi, gioca 3 minuti, non è il caso di Ucciano, però sono capitate tante volte queste situazioni di questo genere. Vediamo che succederà, aspettiamo la formazione ufficiale, del resto la Roma si sta abituando un pochino, no? Sì. Ad avere questi riscaldamenti un po' problematici, sì, o un avvio di partita un po' così incasinato, però vediamo. Beh, di certo Ucciano non è un giocatore che Rudy Garcia mette in campo perché lo può mettere per forza pure coi Cerotti alla Gervinho, insomma. Assolutamente. Figuriamoci. Del resto per Garcia non esiste la rosa che ad esempio pensa di avere Sabatini. No, è questo il problema grosso. Lo sappiamo tutti perfettamente, perché Sabatini, se tu parli con lui, anzi non è che parlo io, ha parlato proprio lui, mi ricordo dopo il derby ha fatto una lunga intervista ai cronisti fuori di un centro sportivo, vi ricordate? E lui ti parla benissimo di Ghiomber, ti parla benissimo di Emerson Paglieri, ti parla benissimo di Ponce, ti parla benissimo di Ucciano, ti parla benissimo di tutti questi, poi però questi sono giocatori che per allenatori non esistono. Sì, soprattutto in modo un po' inopportuno, magari mette all'indice giornalisti o cronisti dicendo voi non sapete, invece dovrebbe dire... Quello è lo sport preferito per carità di tutti. Per carità di Dio, però in quel caso i giornalisti concordano col tecnico, che al pari dei giornalisti non considera quei giocatori, non li mette in campo, quindi insomma evidentemente... Non stai dicendo un filo di bugia, però poi noi ci possiamo fare niente, cioè nel senso che uno giudica quello che vede, se uno non vede Ghiomber dice com'è questo non gioca, se non gioca vuol dire che magari non viene reputato all'altezza di essere impiegato, se poi il direttore sportivo dice questo è un giocatore bravissimo, vabbè, però noi questo giocatore bravissimo non l'abbiamo mai visto e non certo per colpe nostre, vediamo quando sarà, ci sarà la possibilità di vederlo. Mimmo, a proposito di questo discorso, di questo problema della rosa che diciamo così ben rifornita e lunga solo teoricamente, perché poi le scelte del tecnico dimostrano il contrario, ieri o l'altro ieri c'è stato un articolo proprio sul Messaggero di Stefano Carina in cui evidenziava un dato un po' in controtendenza rispetto alle previsioni un po' ottimistiche iniziali, cioè a lungo andare anche col cambio di preparatore
tanto spiegato, la Roma ha iniziato ad avere una serie di noie muscolari, sì, però non lo so, per carità, magari c'entrerà qualcosa ancora una volta il preparatore eccetera, non è invece proprio il dato relativo al fatto che la Roma è in assoluto la squadra che dà più minutaggio a certi giocatori, credo che quello sia il dato decisivo. Io credo che, non avendo la certezza della verità assoluta, credo che sia un po' l'uno e un po' l'altro, però la tua sottolineatura mi sembra corretta, nel senso che se poi Florenzi e Digne giocano sempre, Manolas gioca sempre, hanno più probabilità, speriamo di no, di andare incontro a qualche infortunio, soprattutto infortuni tipo muscolare, quindi è vero anche che magari la preparazione può aver inciso, però sono d'accordo con te, se giocano sempre gli stessi, alla fine questi stessi sono un po' più logorati, un po' più usati, per usare un aggettivo che magari non è proprio quello più consono, però alla fine possono andare incontro a questo tipo di problemi. Ma tanto noi l'abbiamo scoperto come ha fatto Rudy Garcia, no? Che non si fida, non lo so se è anche un fatto di fidarsi o proprio di affidabilità legata ad alcuni giocatori, non ne vuole sapere, per lui giocano quelli e gli altri se giocano è perché proprio non ce n'è più nessuno. Poi dopo però esistono anche delle situazioni abbastanza paradossali, no? Prendiamo Roma Bade Borisov, allora che cosa succede? Che lui dalla formazione va in campo Gervinho, ok? Titolare, sì, sì. Gervinho comincia a fare il riscaldamento e chiede di non giocare perché non ce la fa, a quel punto gioca i Turbe e da quel punto Ushan, che era stato mandato in tribuna perché non faceva parte della panchina, viene richiamato per la panchina. Qual è stato il primo cambio l'altra sera a Roma Bade Borisov? Ushan. Allora che senso c'ha? Cioè, se ti serviva Ushan, perché l'hai mandato in tribuna? Poi l'hai richiamato e lo fai giocare? E quindi mi sembra una situazione abbastanza paradossale. Nel è senso tutto che poi legato a una clamorosa improvvisazione, tu Mimmo l'hai detto. Lo trovi? Lo stai descrivendo da tanto tempo, insomma. Io poi vorrei smettere di sentir parlare di testuggini, dei lupi, dei combattenti, dei mattatoi. No, proprio, vorrei tornare a sentir parlare in conferenza, nell'analisi anche post partita, di discorsi che sento fare da Sarri, sento fare da Allegri, sento fare pure da Pioli, che è anche la di Francesco, guarda che ti dico. Ma di Francesco stiamo già parlando di uno extra lusso da quel punto di vista. Ti faccio l'esempio dell'allenatore forse più in difficoltà della Serie A in questo momento, già con piede e mezzo esonerato, che è Pioli. Sì. Pure da lui senti analisi calcistica. La Roma, che è la Roma del percorso di calcio arrogante, di calcio propositivo, sì, sento parlare solo di, cioè ci manca solo che torna Ranieri con i greci e romani, testuggini, falangi. Oggi parlando di Ranieri occorre stare molto tanto di cappello, tanto di cappello. Fra l'altro c'è secondo me un fenomeno lì che è Marez, più di, secondo me uno bravo è pure Kanté, che gioca a mezzo al campo, che ha 1,14 e pia tutto, e lui è una cosa brutta, sì. Cioè, se avete presente il mediano francese piccolino di numero 14, esattamente, gran partita. Però ti dicevo, Garcia può anche avere questo suo stile, no? Sì, però, nel senso che poi però magari talvolta non puoi negare la verità e soprattutto non puoi negare la realtà, cioè nel momento in cui tu giochi Roma Bade Borisov, sono delle partite più brutte, al punto che 30.000 persone, non tutte, bene, la metà dello stadio comunque sono 15.000 persone, no, 4 giornalisti in tribuna hanno fischiato per la prestazione, tu a mio avviso non dovresti andare in Caduto Mimmo. Facciamo così, andiamo in pausa e torniamo fra pochissimo, dai, con Mimmo Ferretti. Vai. Torniamo in diretta, Mimmo. Eccolo qua. Eravamo caduti. Ho sentito un bel botto, speriamo di riprenderci. Intanto c'è qualche nostro amico qui utente su Facebook che concorda con il tuo, diciamo così, stupore per questi frequenti affari. Vabbè, in entrata e in uscita, insomma, vabbè, Pozzo. No, ma non soltanto della Roma, No. Watford, ma insomma, diciamo è che una sponda importante poter trasferire quei giocatori lì, perché si dà loro la possibilità di fare esperienza. Dai, tutte queste cose qui, diciamole, dai, che fanno sempre bene e facciamo bella figura. Movimenta dietro, molto, ecco, Pozzo, diciamo che c'è diciamo molto movimento, sì. Mimmo, prima parlavamo di gestione, sì. Su Castan, è tornato a titolare oggi per la gara interna contro l'Atalanta, credi sia ormai una questione tecnica? Rudiger è il titolare della Roma a prescindere dalla condizione di Castan? Non c'ho il minimo dubbio, nel senso che abbiamo abboccato un pochino per qualche tempo a quello che c'era stato detto dopo Verona-Roma, no? Cioè che il calciatore non era ancora pronto al 100%, per quello non veniva poi impiegato, e poi abbiamo fatto un po' di conti che di fatto Castan si sta allenando senza interruzione di sosta praticamente da mesi e mesi, da quando ha ricominciato a stare in piedi praticamente, quindi non può essere una questione
di condizione atletica, è sicuramente una scelta tecnica, ma insomma a me non stupisce che stiano venendo fuori delle voci legate a un eventuale trasferimento di Castan nel mercato di gennaio. Qualcuno forse ricorderà che insomma questo era stato un argomento che avevamo toccato in questo spazio qualche settimana fa, anzi parecchie settimane fa, perché il giocatore è lui che chiede di poter giocare di più, perché vuole sentirsi di nuovo un calciatore a tutti gli effetti, non più un uomo ancora in fase di convalescenza, perché quando tu hai un infortunio, quando tu hai a che fare con un'operazione di quel tipo e ti senti bene, sei convinto di stare bene, tutti ti dicono che stai bene perché tutti i controlli da un punto di vista medico vanno bene, poi però tu non giochi, ti viene il dubbio, ma come, ma sto bene o non sto bene? Infatti, e quello è il punto. Allora un calciatore cosa fa? Perché mi devo rovinare lo stomaco nel fare questi pensieri? Qui non mi fanno giocare, qui non mi ritengo, e allora vado a giocare da un'altra parte, perché così in qualche modo si sentirebbe, come ti posso dire, tornato ad essere al 100% un calciatore a posto. E credo che più che una decisione della Roma di cedere Castan, qualora Castan lasciasse la Roma, sarebbe una decisione soprattutto del giocatore stesso, perché vuole ritrovare ad essere il Castan del pre-operazione, cosa che qui non potrà mai fare, perché la Roma ha fissato dei paletti ormai lì di dietro con Manolas e Rudiger, ha trovato i titolari e si andrà avanti così, insomma. Quindi per Castan eventualmente c'è spazio soltanto per una partita di Coppa Italia. Poi avete visto che talvolta, anche quando c'era necessità di mettere dentro un altro difensore, è stato messo dentro Gyomber. Sì, in altri ruoli spesso. Anche messo un po' di traverso. Gyomber ha questa grandissima capacità di giocare e farsi notare per le sue ammonizioni. L'ha fatto un'altra volta e comunque forse era necessario anche fare un'ammonizione. Però insomma rimane della prestazione di Napoli l'ammonizione di Gyomber a fine partita, lo scambio di magliette con il suo capitano in nazionale, che è vero. E quindi è comunque anche quello una bella cosa. Quello sì. Poi su Castan, anche qui io, Mimmo, non lo so, ci vedo della contraddizione o non riesco a darmi spiegazione. Allora, o è come dice il buon Daniele Cecchetti, cioè in effetti Rudiger è diventato, per motivi tecnici legati al campo, effettivamente il secondo centrale, sì. Castan ogni tanto entra per dare respiro, sì, a lui, mm-hmm, perché Manolas è inamovibile, e allora va bene. Se no, altrimenti si spiega, perché o il giocatore non ha recuperato dal discorso clinico a livello, sì, di senso, e quindi però non può giocare mai, no, una volta ogni tanto, oppure se lo si vuole far recuperare la condizione non la ritroverà mai giocando, una volta sì, un mese e mezzo no, un'altra volta mezza partita, un mese dopo sì e per due mesi no, cioè, ma così... Su questo non c'è dubbio. Io però ti ripeto quello che ho detto prima, secondo me non è un problema di condizione, è un problema proprio di scelta tecnica. Allora va bene, allora tu hai detto che ogni tanto Castan gioca per fare riposare Rudiger, in realtà oggi gioca per far riposare Manolas, quindi comunque sia è uno che deve giocare per far riposare qualcuno, non ha più la titolarità che aveva in passato, perché la società evidentemente lo ritiene buono per questo ruolo. Ci sarebbe da chiedersi, e se volete lo facciamo, perché la Roma non aveva fatto questo tipo di ragionamenti già in estate, sì. Cioè io credo che la Roma fosse stata convinta in estate che Castan avrebbe dato un altro tipo di rendimento, probabilmente non sono state in linea con le attese della società le risposte che ha dato il brasiliano, e quindi adesso si trova in una situazione, perché di fatto ricordatevi anche il precampionato, no? Cioè Castan ha giocato la prima partita amichevole, quelle che si giocavano lì tra i monti del Trentino, ha giocato anche le partite dell'amichevole che sono state fatte in America, in Australia, dove è andata la Roma, poi improvvisamente si è scoperto che non era ancora pronto al 100%, e allora forse bisognava stare un pochino più attenti e prendere, come posso dire, un altro tipo di provvedimenti, sì. Perché sono tanti che adesso mi dicono, ovviamente giocando sul momento, no? Ma come, l'Inter prende Miranda e Murillo, la Roma prende Gyomber, per dire, no? È vero anche che l'uno ha preso Rudiger, però magari la differenza fra le due coppie, tra la coppia di giocatori è un pochino diversa. Allora io ritengo che se la Roma, ma è una mia ipotesi, avesse saputo prima con maggior certezza delle condizioni a giudizio loro non ancora ideali di Castan, probabilmente avrebbe fatto anche un altro tipo di investimento sul mercato, non andando a prendere un ragazzo del 93 che è Rudiger, non andando a prendere un ragazzo del 92 che a Catania in due anni ha fatto 12 o 13 partite, magari ha fatto un tipo di investimento diverso, forse.
stiamo parlando del campo delle ipotesi, semplicemente di questo. Assolutamente sì. Poi pure il discorso Strootman lì è analogo, cioè diverso il caso. Sì, però, guarda, Strootman, secondo io se lo potessi prendere darei una simpatica scoppellottola sulla nuca, perché vengono da tutto il mondo a farsi operare dal professor Mariani, sì. E lui è andato a farsi operare da un esperto della caviglia in Olanda, un po' di responsabilità ce l'ha anche lui. No, senza. Poi la società non può dirgli no, tu lì non ci vai, però se lui fosse stato un po' meno capoccione, si fosse affidato maggiormente delle risorse che ci sono anche qui in Italia, probabilmente Strootman avrebbe già ricominciato a giocare con una certa continuità. Sbagliare un'operazione di quel calibro per mettere il legamento un centimetro dietro rispetto a quello che doveva essere, beh, mi sembra un errore molto molto clamoroso, no? Mimmo, per quanto mi sforzi non riesco a concentrarmi troppo su Roma Spezia, ovviamente lo sto notando, guarda. Ovviamente non è, insomma, spero vivamente che la Roma non segua il mio stesso così, il mio stesso di no, dai. Spero di no. Allora, l'aggiornamento sulla formula di Turbe, un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto con diritto del riscatto, che già mi preoccupo, perché insomma, se è diritto, voglio quindi dire, quindi tu dici che non è obbligo. Insomma, queste sono anche delle piccole formule che poi alla fine, se si vuole trovare la soluzione, la si trova sempre comunque, che ci sia obbligo, eccolo là. Allora facciamo così, va fra bene. Poco Mimmo, ragioniamo sui ninnoli che la Roma potrebbe accumulare con varie operazioni da spendere poi sul mercato di gennaio. Roma Spezia proprio niente, però non ce la fai. No, vabbè, pure Roma Spezia, promesso bene. Pure Roma Spezia, grazie, a fra poco Mimmo. Torniamo Mimmo. Eccoci. Intanto c'è qualche solerte ascoltatore utente che dice: sì. Guardate che Castan gioca oggi. Vabbè, ho capito, appunto. Detto, vedi un po', cioè. Con lo Spezia. No, ma tu fai radio da qualche annetto, sì, no? Sai perfettamente, sì, che tante volte tu parli, ma la gente ti ascolta, ma non sente. Sì, e sì, di sì, conseguenza sì. Succedono anche di queste cose qui. Insomma, tu puoi dire che oggi è mercoledì, però non ti credono. Insomma, capito? Va bene, però capita. Dai. Sì, Castan gioca, l'abbiamo detto, no? Ecco, sì. Ok, sì. Perfetto. Senti, Mimmo, che ti aspetti proprio concretamente da sto mercato? Beh, dal mercato mi aspetto che la Roma migliori la propria rosa, nel senso che questa è una rosa importante per 12, 13, 14 giocatori al massimo, anche in considerazione di tutto quello che abbiamo detto prima in riferimento alle idee che ha l'allenatore, no? Cioè che tanto ti fa giocare sempre quelli. Però mi rendo conto che ci sono delle lacune. A sinistra, ad esempio, vediamo Emerson Palmieri oggi, ma insomma, se non ha giocato mai fino a questo momento, vuol dire che meglio Digne e Stanco che Palmieri bello fresco, allora magari lì si potrebbe trovare qualche cosa. Io continuo a pensare che Florenzi non sia il miglior terzino destro del mondo, come qualcuno ci continua a dire. No. Gli ha portato una zella sta cosa. Assolutamente sì. E poi, andando via i Turbe, se torna il Barbo, siamo a posto così. Adesso no, è scherzo ovviamente, però non so quanto sia uno scherzo fino al 100% questa cosa che ti sto dicendo, perché se va via i Turbe probabilmente qualcosa lì viene preso, anche per un discorso di ricambi. A me piacerebbe che il 2016, per quello che sarà possibile almeno fino al termine di questa stagione, ci restituisse anche un giocatore che si chiama Francesco Totti. Sì. Non dico al meglio delle sue possibilità, perché quello è impossibile, ma comunque in grado di andare in campo e dare il suo contributo, e per me di giocare insieme con Dzeko, perché Dzeko ha bisogno di uno, no, sì di Totti, ma anche di uno come Totti, che sappia innescarlo per quelle che sono le qualità. Se gli continua a tirare i palloni da 40 metri sparati esatto. Sulla fronte, però, sai, non ci fai niente. Mimmo, pure lì, pure su questo argomento, non è che basta mettere la maglietta numero 10 con dentro Totti vicino a Dzeko, giocate, cioè, servirebbe che questa scelta fosse il risultato di una serie di... Sì. No? Questo è vero, però quando tu c'hai Totti, se mi sì. permetti, no, per carità, più facilitato un allenatore a dire giochiamo in questa maniera, perché Totti te fa il gioco per conto suo. È un po' questo, è un limite, no, se noi vogliamo. Tu ricordi quando qualche anno fa si diceva la Roma è Totti dipendente, sì. No? Però io dico anche il Barcellona è Messi dipendente, nel senso che se tu c'hai un giocatore così forte, è chiaro che lui determina in qualche modo il bene della squadra. Quando si parla ovviamente di Totti dipendente, vuol dire che è qualcosa di positivo per la squadra stessa, no? E in realtà il problema qual è, se vogliamo andare ad analizzare la faccenda? Che prima la Roma era una squadra Totti dipendente e adesso è piuttosto è diventata una squadra Gervinho dipendente. E se mi consenti, caro Federico, c'è un pochino di differenza. Direi di sì, parecchio. Purtroppo. Insomma, ti dà anche il segno un pochino di quella che è la situazione attuale. Cecchetti mi dice mala tempora currunt, vedi? Sì, anche uno che ha studiato. I numeri parlano di una Roma che quando non subisce non riesce neanche ad offendere. Non può essere un caso, Mimmo. La Roma è una squadra
squadra strana, molto strana, non lo scopriamo adesso che manca meno di un'ora alla partita contro lo Spezia, che di fatto dovrebbe essere l'argomento principale di questa nostra giornata legata alla Roma, però la Roma è una squadra che fino a un certo punto, fino alla partita contro la Lazio, diciamo così, aveva dimostrato di saper far gol a chiunque e di saper prendere gol da chiunque. Improvvisamente dopo il derby è successo qualcosa per cui la Roma non segna più. Non segna più, ha fatto due gol sul calcio di rigore, una punizione sbilenca di Pjanic a Torino e il gol di Dzeko in Champions League, ma se non ricordo male già stavano 6-0, 5-0. L'unico su azione nelle ultime sei gare. L'unico su azione delle ultime partite. Quindi io innanzitutto mi aspetto dalla partita che andremo a vedere a seguire tra un poco che la Roma torni a far gol, perché mi sembra, sì, no? Abbastanza semplice chiedere una cosa di questo tipo e magari dimostrare di anche se con una squadra di Serie B, ma una squadra molto ricca, molto che ha grandi ambizioni questo Spezia, non pensiate che sia una squadretta così, c'è il presidente, uno che c'è i soldi per fare la guerra, sì, io lo dico, c'è uno è una società molto molto ricca alla quale la Roma deve comunque qualcosa, perché nella passata estate ha preso due giocatori, Sadic e Nura, che mi sembra che siano due giocatori, adesso speriamo che Nura possa rimettersi più per che bene. Promettente, sì. Esatto, so, però sono due giocatorini che nessuno conosceva, giocavano allo Spezia, bravi questi dello Spezia, andarli a scovare nelle scuole calcio in Nigeria e va bene così, però insomma questa è una partita falsamente facile, questa che andrà in scena tra un pochino. Sì, sì. Falsamente facile, la Roma ha tutto da perdere da questa partita. Anche perché se non giochi a calcio, cosa che purtroppo alla Roma ogni tanto è caduta, può accadere di andare incontro a brutte sorprese o di trovare grandi difficoltà. Questa è una squadra che, per esempio, trovatasi a metà classifica, a un certo punto ha esonerato l'allenatore perché gli investimenti fatti. Il presidente è un ambizioso, uno del quale si parla come possibile, non probabile, ma possibile acquirente di una delle due società genovesi, il Genoa e la Sampdoria. È uno che, perché parliamo dei giocatori nigeriani? Perché lui ha fatto la fortuna attraverso il petrolio con delle sue strutture proprio in Nigeria, quindi conosce il territorio, probabilmente è appassionato di sport e lui è anche il presidente della Prorecco, nel senso che noi magari non conosciamo a fondo questo personaggio, però voi sapete che ieri c'è stata la consegna dei collari d'oro al CONI, no? Sì. E Volpe è stato uno dei premiati. Cioè, quindi è in qualità di presidente della Prorecco, però, non qualità di presidente dello Spezia. Però è comunque un personaggio importante nello sport italiano. Lui vuole diventare un personaggio importante anche nel calcio. Per questo ha fatto dello Spezia, che era una società, adesso che nessuno si offenda, un pochino modesta, ha fatto il tentativo di fare una grande società. Una sorta di fiore all'occhiello delle sue attività, un po' come col Sassuolo, no? Ha costruito un centro sportivo fantastico dove curano moltissimo il settore giovanile. La primavera dello Spezia lo scorso anno è arrivata a giocare proprio contro la Roma, una partita decisiva per lo scudetto, e la Roma l'ha vinta. E voi ricorderete l'allenatore che era l'ex giocatore dell'Atalanta e del Gallo. Ah, Gallo, Fabio, sì, Gallo. Fabio Gallo. Simpaticone, no? Uno di quelli simpaticissimi, tipo Migliaccio quando andavi a giocare da quelle parti. E sarà molto arrabbiato perché dice che la Roma l'aveva rubata, ma insomma, proprio quando uno perde queste cose le dice sempre. Però insomma, una società in grande crescita, che ha grande ambizione, avrà 1500 tifosi al seguito, si faranno sentire, si sentiranno per forza di cose, perché l'Olimpico dopo si sente tutto. Però io spero che la Roma per una volta, no? Sì, speriamo veramente. No? Non faccia soffrire, diciamo. Dai, un Natale per i romanisti sereno, speriamo, adesso e poi con domenica, che si pensi solo a... Federico, se tu oggi va bene, cioè io non voglio neanche pensare a un risultato diverso, ma se tu non batti il Genoa poi può cominciare a dire vabbè, cominciamo a pensare all'anno prossimo, ma non inteso come 2016, ma come anno prossimo in senso di stagione calcistica. Quella è una partita che francamente mi terrorizza un po', però ne parleremo a tempo debito. Sempre dai. Se Dio vuole. Va bene, grazie. Va bene. Un abbraccione. Un abbraccio a tutti, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao.